Ciao ragazzi, come vi chiamate? Giordana Gava. Soldati Teresa. Di che squadra fate parte? Nattoli Nuoto 74. Come sono andate le gare in questi 3 giorni? Bene, bene. Vi sentite soddisfatte? Sì, soddisfatte. Avete ottenuto dei risultati? Io no, ho migliorato i miei personali e quello che basta. Come squadra invece? Siamo arrivate ottavi a livello junior. E cadette non sappiamo. Cosa pensate di dover migliorare ancora? Personalmente tu? Boh, probabilmente la costanza negli allenamenti e riuscire ad aumentare la mia soglia di sofferenza, tra virgolette, riuscire a lavorare più forte. Certo, invece tu? Io sulla tecnica devo lavorare, anche se ho raggiunto il secondo posto in queste gare, però comunque ancora c'è da lavorare. Di questi 3 giorni, che ricordo vi rimarrà in particolare? Siete mai state qui a Riccione la prima volta? No, siamo già quindi state. Già la conoscete la piscina, ma un ricordo? Una cos'è nostra, che vi è piaciuto? La nostra compagna di squadra. Che avete rivisto dopo tanto tempo? No, che ha detto tante cose divertenti. Bene, fuori dalla vasca che interessi avete? A parte il nuoto, avete altre passioni sportive? Diciamo che il nuoto occupa tanto spazio, per cui non ci rimane molto. Riuscite a organizzarvi con la scuola, ad avere anche tempo libero per voi stesse? Quello magari è un po' più difficile, però comunque riusciamo a organizzarci. Sì. Una parola sola per descrivere il nuoto, che cosa rappresenta per voi nella vostra vita? La vita. Per te? Passione. Ok, volete fare un saluto in particolare a qualcuno? Alla nostra allenatrice. Ciao Laura! Ok, ci fate un saluto anche a noi per Dolce Far Nuoto? Ciao Dolce Far Nuoto! In bocca al lupo per il vostro futuro, ciao!